Aria di novità nello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, struttura più snella e ruoli ben definiti con mandati quinquennali, rinnovabili una sola volta per adeguare l'organismo alla nuova Costituzione Apostolica. Queste le principali novità introdotte con il chirografo e il nuovo statuto diffusi oggi. Tra le modifiche spicca anche una specifica norma sul conflitto di interessi, in base alla quale il componente del Consiglio di Sovrintendenza con interessi attuali o potenziali per conto proprio o di terzi non potrà partecipare alle votazioni sulle delibere. Un altro aspetto rinnovato è quello della distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi dell'Istituto. Le linee strategiche di supervisione delle attività spettano il Consiglio di Sovrintendenza, mentre al Direttore Generale tocca la gestione e l'amministrazione. Novità anche nel Consiglio dei Cardinali, voluto da Papa Francesco per assisterlo nel governo della Chiesa. Tra i confermati figurano il segretario di Stato Parolin, O'Malley, Gracias e Ambongo Besungu. Entrano a farne parte Hollerich, Omeglia, La Croix, Darosha e Vergez Alzaga.